Buongiorno, vi trovo a Valtorta. Ho appena lasciato il parcheggio del rifugio Trifoglio. Oggi voglio salire i piani di Bobbio e poi fare una vetta che c'è lì nelle zone, e lo scoprirete dopo. Sono già stato a Valtorta parecchi anni fa, la mia prima volta, questa è la seconda. In quell'occasione ero salito al rifugio Grassi. Vi lascio il collegamento qua sopra per il video. E se volete capire qual è la vetta, state con me, godetevi il video. C'è un cacciatore che sta sparando e il rimbombo dalla valle è qualcosa di impressionante. Adesso non so se riuscirò a filmarlo, ma fa di prendere quegli spaventi. Prima di salire i piani di Bobbio voglio fare una deviazione verso il passo del Gandazzo, come avete visto nella clip precedente, giusto per allungare un pelino il percorso, perché altrimenti sarebbe cortissimo e anche perché non ho mai visitato quella zona. Sono arrivato al passo Gandazzo, praticamente la prima parte del percorso di questa mia escursione è quella che sale anche al rifugio Grassi. Io sono arrivato da quella direzione, una volta arrivati qua al passo, per andare al rifugio Grassi si prosegue in questa direzione, si va al passo del Toro e poi in 2 ore si arriva al rifugio Grassi percorrendo quelle montagne. Il sentiero non è difficile perché nel video che volete vedere o avete già visto si vede benissimo. Invece per di qua si può andare al rifugio Buzzoni in 10 minuti, mentre io invece proseguo in questa direzione dove vado al passo del Cedrino e poi al Piani di Bobbio. La mia destinazione di oggi è una di quelle vette là, precisamente quella, ma non vi svelo il nome finché non ci sarò arrivato. Nella prima parte di questo percorso, se vi può interessare, non c'è possibilità di rifornimento acqua, tranne qualche ruscello molto 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 scarso di acqua, quindi fino a qui vi dovete procurare l'acqua, perché poi non so, una volta arrivati ai piani di Bobbio mi sa che non ce n'è più. Comunque vi aggiornerò anche su questo. A dopo, si va avanti. Questo video non sarà molto stabilizzato perché ho deciso di usare la macchina fotografica invece che l'Osmo Pocket, che ha una stabilizzazione molto più precisa, solo perché sto trascurando un po' il discorso foto e allora ho preso anche questa oggi perché fa delle belle foto e voglio approfittarne a farne qualcheduna. Comunque spero che il contenuto vi piaccia, fatemelo sapere sotto nei commenti. Escursione abbastanza corta oggi, appunto perché voglio anche salire in vetta, quindi non voglio esagerare col chilometraggio e il dislivello. Poi pensavo di fermarmi a mangiare al rifugio, così vi faccio venire un po' di acquolina. Arrivati lì al passo del Cedrino potete scegliere di proseguire su un sentiero che prosegue verso i piani di Bobbio stando più basso, oppure salire qua. È un altro sentiero che comunque arriva ai piani di Bobbio ma rimane un po' più alto. Io faccio quello un po' più alto perché sapete che a me piace salire in alto. Come sempre, io se non faccio un po' di dislivello non sono contento.
quello sotto mi sembra un po' più tranquillo, naturalmente, perché rimane più basso. Questo sale un po' e poi vediamo com'è. Da qua si può vedere bene il sentiero che sale verso il rifugio Grassi, lì, e poi sale, 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 sale. Lo zoom un po'. Pizza Tre Signori. Il sentiero che ho fatto alto, tra virgolette, è tutto così, praticamente piano, sale appena appena un pezzettino e poi è... Invece quello basso, sotto, arriva da lì e passa nel bosco, quindi è un po' più all'ombra. Là, la mia vetta che vorrei raggiungere. Qui invece, in questa valle qua, c'è un percorso ad anello che rimane a mezza costa, però penso di non farlo oggi. Io sono quasi arrivato ai piani di Bobbio. Si sale, signori, si sale. Il mio primo 2000 e oltre del 2021. Ciao marmotta. Qua dietro inizia il sentiero per la mia vetta. Voi cosa dite? Vado o non vado? Praticamente devo salire da là, dietro e poi qua sopra. Quindi? Ok, ok, vado, calmi, state calmi, vado, vado, un attimo. Voi state lì che io vado su con calma. Si sale, spettacolo. Un messaggio per Franca e Piero: visto che nel video della primo tratto di camminata che abbiamo fatto io e Marco, nei commenti scritto che tu vai piano, sei lenta, fatti portare da Piero a Moggio, arrivi su in funivia e qui c'è l'imbarazzo della scelta per mangiare e farti una bella camminata rilassante. Dai, sali! Allora, qua sotto la valle di Mughi, il sentiero d'anello che vi dicevo prima, che passa quasi in mezza costa, fa tutto il giro dalla parete, prima da un lato e poi dall'altro, e poi ti porta ancora a piani di Bobbio. Io proseguo per vedere se riesco a salire alla mia vetta, che non avete ancora scoperto qual è. Il sentiero non presenta grosse difficoltà. La mia meta dovrebbe essere lì sopra. E intanto da qua io in fondo lì vedo una croce con su qualcuno. E poi vi dico che croce è. Guardate che spettacolo. Barbesino, 2154 metri, tac, anche questo fatto. Sono salito senza nessun problema, giusto l'ultimo tratto, appena appena
esposto ai lati, ma proprio pochi metri. Adesso voglio provare a scendere facendo un giro ad anello che scende dall'altra parte, se non è troppo difficile. Vedendo così, ho dato una sbirciatina, sembrerebbe facile. Intanto là, su quella parete là, ci sono 3-4 signori che stanno facendo arrampicata. Io non lo farei mai comunque. Niente, ho proseguito sul sentiero che pensavo di fare un giro ad anello, invece c'è un tratto un po' così così su roccia, perché ho visto il sentiero sotto, si vedeva benissimo, sembrava tranquillo, almeno quel pezzo è tranquillo, il pezzo prima non mi sembra molto. Allora torno indietro da dove sono salito, ci vediamo dopo a mangiare. L'unico tratto dove forse bisogna fare attenzione, non forse ma sicuramente, è questo qua sotto, dove lì c'è un piccolo passaggio esposto ai lati, e poi lì sopra invece ci sono delle rocce, anche lì è bello esposto, più che altro che se si inciampa lì si va giù, dritti, e si va al creatore. Come si può vedere, cominciano a farsi un po' di nuvoloni importanti, davano un po' brutto verso sera. Sono le 11, spero di riuscire a mangiare con calma fuori dal rifugio e poi scendo ancora al parcheggio, prendo un sentiero che è una strada alla fine, così in caso di pioggia me la passo bene, invece che magari andare a fare il sentiero, anche se quello che ho fatto fino adesso è fattibile anche in una giornata di pioggia, perché non c'è nessun pericolo. Però quello lì è proprio, lo vedrete dopo, è una strada, neanche strada, un sentiero dove ci passano le jeep, le moto, e quindi tranquilli, ci penso io a arrivare a casa asciutto. Ho finito di mangiare, mi sono fermato ad un ristorante qua, ve lo lascio magari in descrizione. Adesso rientro verso la macchina facendo sentiero quello tipo con la strada qua, praticamente tutto così. Se riesco mi fermo anche a fare un time lapse, perché ci sono le condizioni giuste, pieno di nuvoloni come si può vedere, c'è il sole, ma se va via il sole fa freschetto. Senti, io stamattina più o meno ero su là, con la vetta là. Timelapse è fatto e adesso si rientra la macchina. Praticamente sto percorrendo la strada, come si vede, che scende verso il parcheggio. Ho appena incontrato una macchina che saliva, perché qua d'estate salgono le macchine, le jeep, chi sale in bici, invece d'inverno è praticamente utilizzata dal gatto delle nevi, oppure dalle motoslitte, oppure dal gatto della cugina, il gatto dello zio, il gatto della vicina. Stavo domandando, ma quanto manca? Perché sembrava di
volerci mezz'ora arrivare alla macchina, invece è un'ora che sto camminando. È vero che ho perso un po' di tempo con qualche scatto, però sembrava più corta. Manca veramente poco adesso. Riassunto: giro bellissimo, come tutti, d'altronde a me piacciono tutti. Zona tranquilla. Se non salite alla cima che ho fatto io, potete godervi la zona dei piani di Bobbio, mangiare in uno dei tanti rifugi, ristoranti che ci sono, perché ce ne sono 5-6. Alcuni sono chiusi, ma penso che siano aperti tutti durante il periodo invernale, che è la stagione dove si lavora di più. E non è neanche tanto lunga, il dislivello se non salite alla cima anche lì è pochissimo, però il sentiero è facilissimo, praticamente è fattibile anche per le famiglie, quindi tranquilli, andateci perché merita. Periodo estivo, io oggi ho trovato poca gente, è vero che è giovedì, ma secondo me se c'è un po' più di gente sabato o domenica, ma neanche più di tanto. Ripeto, la stagione forse dove lavorano di più è l'inverno. E come sempre vi ricordo le solite cose: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate i commenti sotto se vi sono piaciuti anche gli spezzoni di timelapse. Se vi piace questo genere di video, magari ne farò qualche uno di più. Vi do un'anticipazione: praticamente nei prossimi video vedrete io e Marco, oltre a quelli che già visto, dal cammino andremo in ferie. Non vi dico dove, così vi lascio un po' di suspense. 7 giorni sicuramente in montagna, però se voi seguite il canale scoprirete dove andiamo. Vi saluto e alla prossima, ciao.